Eccoci arrivati. Eccoci arrivati nell'oscurolo o cripta, dove vediamo questo gruppo statuario che ritrae Caterina degli Uberti, e la quale ha perso appunto la mano. Come dicevamo inizialmente, dall'esterno questa chiesa sorge nel punto in cui avvenne un miracolo. Caterina degli Uberti stava tornando dopo le nozze con un individuo scapestrato che mirava solamente alla sua dote, e ci fu un diverbio e lui la lasciò in fin di vita tagliandole una mano sul ciglio della strada. Alla donna apparve in seguito la Madonna, che si dimostrò caritatevole. La donna appunto venne soccorsa, ma per le gravi ferite in seguito morì. Però sul luogo in cui era avvenuta il taglio della mano cominciò a fiorire, ficarono dei miracoli, e in seguito venne eretta una cappella fino alla basilica attuale. Questa in origine doveva essere una cripta che doveva avere ad ogni lunetta le immagini dei 12 apostoli. Oggi, in seguito a restauri vari, ne restano 4. Qui abbiamo una pala d'altare veramente bella, con questi colori particolari e questi apostoli che sembrano appunto che la pala ritrae l'ascesa, l'ascensione della Madonna, e su questi apostoli sembra esserci una luce. Una luce speciale che li illumina, e il quadro non è illuminato da alcuna luce artificiale. Nell'ascendere al cielo, avvolta in questo manto scuro, ma sotto ha una veste rossa. Sopra c'è Dio Padre. In questa chiesa ci sono elementi sacri ed elementi profani, diciamo, che rimandano ad una religiosità, ad una spiritualità universale, potremmo dire. Ecco, qui troviamo questi due pentacoli o stelle a 5 punte, e qui troviamo i primi profeti. Qui per esempio abbiamo Baruch, e ognuno ha il proprio motto. Poi vediamo come questi altari siano conformati a tempietto greco classico, no? Con queste colonne di tipo corinzio e scanalato, e il timpano che ha al centro una sorta di gemma, e lì vediamo anche questa donna svestita, che per essere in una chiesa è insolita. Questo dovrebbe essere il re Davide. Sono tutte scene tratte dall'Antico Testamento. Anche questo è tratto dal primo libro di Samuele, Quesivit. Troviamo invece il re Salomone, come recita il cartiglio, e Balaam. Vediamo che ci sono ancora queste stelle sul pavimento, una croce centrale e delle stelle laterali. Ancora vediamo che questi profeti hanno il loro cartiglio a corredo. Qui abbiamo una pala d'altare molto interessante, e qui abbiamo ancora una donna svestita
che sì, probabilmente fa sempre parte della decorazione settecentesca che si è voluta poi dare alla chiesa. Siamo arrivati ad un altro altare. Anche qui troviamo le consuete stelle a cinque punte con la croce centrale in mezzo all'altare e troviamo altri profeti. Questo qui dovrebbe essere anche profeta e ritratto con un atteggiamento curioso perché indica qualcosa che non è il suo scritto in quanto rimane più basso rispetto alla mano sinistra con cui fa il cenno, vedete? È mostrato a piedi nudi su questa pietra squadrata. Qui invece abbiamo Geremia che invece ha i piedi calzati e ha un atteggiamento alquanto pensoso. Ha una barba lunga, un grande vecchio saggio, ha gli occhi bassi e con l'altra mano regge appunto questa lastra in cui è segnato questo cartiglio. E qui in basso c'è un oggetto che non si riesce molto bene a capire che cosa sia effettivamente. Al di sopra troviamo sempre la decorazione che risente molto dell'influsso settecentesco di tipo illuminista che doveva pervadere questa comunità. Questa grande pala ritrae la Veronica nell'atto di asciugare il volto a Cristo che sta salendo al Calvario per essere crocifisso e gli offre il panno sul quale poi rimarrà impresso il suo volto che viene chiamato appunto il volto della Veronica. Veronica che significa vera icona, cioè come a dire che il volto che venne asciugato mentre il Cristo saliva al Calvario è quello autentico che mostra l'immagine di Cristo. Qui troviamo un altro personaggio che è su questa mensola e c'è questo libro chiuso sul quale poggia il piede, mentre mostra un cartiglio a tutti, invece sempre degli episodi veterotestamentari che ci parlano di Mosè. Qui abbiamo Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia, poi abbiamo anche Dio che gli parla dal roveto ardente. Lassù invece c'è il passaggio dal Mar Rosso con le flotte e l'esercito egiziano che viene sommerso dalla richiusura del mare. E là invece è l'episodio del serpente di bronzo. Non ci resta che dare un'occhiata all'ultimo altare che dobbiamo vedere. Qui curiosamente non abbiamo né stelle sul pavimento laterale e nemmeno la croce al centro dell'altare. Vedete, sono completamente prive. Qui troviamo una deposizione molto bella con una simbolica croce completamente priva del corpo di Cristo, vuota, pulita, e qui troviamo una scena quasi rassicurante, cioè ormai tutto si è compiuto e le persone che sono attorno a Cristo non sembrano nemmeno disperate. Non sembrano nemmeno disperate. Sono alcune guardano verso l'alto come se sapessero che tutto è già compiuto, quel che doveva compiersi.
Altri invece, come questo personaggio che dovrebbe impersonare Giuseppe di Arimatea, sostiene il corpo di Cristo, ma senza fare eccessiva fatica. È un corpo di Cristo che non è assolutamente. E a terra ci sono i simboli della passione, la corona di spine, e qui abbiamo ancora i profeti. Qui abbiamo Davide con la corona da re, un Davide che mostra la sua lastra con il suo cartiglio. Di qui invece abbiamo Zaccaria che ha il suo cartiglio e un libro chiuso nell'altra mano, nella mano sinistra. Al di sopra vediamo ancora queste scene di nudi femminili. E sopra nel registro intermedio tra le cappelle e le finestre corre tutto un registro che ritrae profeti e sibille. È una chiesa che è stata architettata per avere una proiezione dei fasci luminosi veramente eccellente. Lassù abbiamo delle conchiglie. E l'apoteosi finale con l'ascesa ai cieli. Questo punto segna poi il centro esatto dell'edificio, in asse perfetta con la cupola e la lanterna.